Salve, oggi voglio parlarvi di questo libretto qua, Nuvole sul Mekong, di Alessandra Zanarola. È un librettino piccolino, è un librettino di viaggi, possiamo chiamarlo. Allora, sono 130 pagine dove questa scrittrice, che io non conoscevo, racconta, pubblica 6 racconti di viaggio in India, in Thailandia, in Israele, a Cipro, nelle isole Andamane, eccetera. Ed è un libretto, ognuna di questi racconti è di una ventina di pagine, ma non sono racconti di viaggio, sono, come dire, sembrano appunti di viaggio, abbastanza scritti così. E cos'ha di bello questo libretto? Che scrive bene. Non è né un racconto di viaggio carico di, che ne so, avventure fantastiche, oppure elucubrazioni filosofiche sul significato del viaggiare, eccetera. No, lei racconta questi viaggi, cosa le succede? Succede delle cose positive, delle cose negative, racconta le disavventure, il male di stomaco, l'ultimo racconto che ha preso mangiando un kebab in Israele, racconta i viaggi in taxi, belli, brutti, i compagni con i quali ha fatto questi viaggi, e i viaggi aerei, ma come dire, lo racconto in modo così tranquillo, in modo come potrebbe essere un racconto che ci fa un amico che è andato a fare un viaggio. Ecco, questo qua è perfetto, secondo me, come libro da viaggio. Cioè, se avete da fare un viaggio in treno di, so, 2-3 orette e magari tornare, eccetera, io credo che questo libro, che magari anche piccolino ci sta in tasca o nella borsa, nella borsetta, possa essere estremamente, estremamente positiva. Costa poco, costa 11 euro. Casa editrice Tabula Fati, che io non credo di avere mai conosciuto. E insomma, lo consiglio, proprio un libretto leggero, si legge molto bene, l'ho letto in 2-3 giorni, non in viaggio, l'ho letto a casa, ma insomma, ci sta alla perfezione. Eccolo qua, guardate. Nuvole sul Mekong. Il titolo deriva da un viaggio che lei ha fatto in Vietnam, e a Saigon era in un bar e una signora, guardando il cielo dove c'erano delle nuvole, dice: sono nuvole sul Mekong. E lei voleva dire: ma come, siamo a Saigon, il Mekong sono più di 100 km, però questa signora va via e lei non fa in tempo a chiederle perché ha detto questo. Insomma, eccolo qua, proprio, ripeto, viaggio, libretto da viaggio in treno o in aereo, come vi pare. Va bene? Buona lettura, veramente leggera.